Dire cose radicali in forma conservatrice è controcultura. Controcultura, voglio parlare fino all'ultimo minuto. Potena, comprare la città. Genealogia. Storia di un'altra stirpe. Lo Stato civile, dunque, se si è fortunati, copre il periodo che va dal 1809 fino ai giorni d'oggi. Ma se vogliamo proseguire le nostre ricerche, vogliamo andare più indietro al 700, al 600, dove andiamo a ricercare queste informazioni? Sugli archivi parrocchiali, cioè i registri di Denatorum, Defunctionum, Matrimoniorum e Confirmatorum, che sono le cresime. Quindi tutto in latino, quindi. Tutto in latino, sì. Di solito sono presso le parrocchie, quindi ogni parrocchia è il suo archivio, tranne se la parrocchia non decide in modo arbitrario di versare l'archivio all'archivio diocesano. Però, da cosa dipende questa decisione? No, non dipende dalla diocesi, non è la diocesi che decide per loro, sono loro che devono versarlo. Questa è un'altra cosa strana dell'Italia, cioè uno che non fa genealogia pensa che l'Italia sia divisa in regione e provincia. Poi ti rendi conto che l'Italia è divisa in regione, provincia, distretti per quanto riguarda il militare, diocesi, arcidiocesi. Antichi regni preunitari. Sì, antichi regni, vabbè, ma la cosa più strana è il fatto che una diocesi potrebbe comprendere addirittura dei pezzi di terreno che sono in due regioni diverse. Oppure una diocesi comprende due stati diversi, tipo San Marino, e questo che c'è dall'altro lato che non ricordo francamente, ma là abbiamo una diocesi che comprende l'Italia e San Marino. Gli archivi parrocchiali, il problema che tra incuria da parte dei parroci, terremoti, alluvioni, topi, insomma spesso sono in pessime condizioni quando ci sono. Bisogna essere pure fortunati, che semmai sono andati proprio distrutti tutti. Genealogia. Storia di un'altra stirpe. Quindi coprono il periodo che va dalla Controriforma. Il Concilio di Trento, sì. Quindi dal 1563-65 in poi, diciamo che i parroci hanno l'obbligo di tenere questi registri. Principalmente inizio con quelli di battesimo, il Denatorum. Denatorum, cioè nato, rinato praticamente, ribattezzato come se fosse. Infatti sull'atto di battesimo c'è, cioè, sia l'atto di quando viene registrato che l'atto di battesimo, sia viene riportato anche il giorno di nascita proprio, che non è detto che venivano registrati lo stesso giorno. Genealogia. Storia di un'altra stirpe. Gli atti sono sempre divisi in nascite, matrimoni e morti? Sì, in più le cresime e gli stati delle anime. Le cresime non le dobbiamo vedere come le vediamo noi oggi. La cresima là la facevano anche a 2 anni, a 3 anni. Spesso facevano battesimo e cresima insieme. Ci sono delle differenze strutturali tra un periodo e l'altro, tra una diocesi e l'altra? Cambia tutto e di tutto. Il problema sono i genitivi. Certe volte non riesci a capire effettivamente se è un doppio nome con un cognome, oppure un nome, un papà, un nonno, oppure un nome, un cognome con patronimico. Quindi se tu trovi Giovanni Battista di Giuseppe, potrebbe essere Giovanni figlio di Battista di Giuseppe, però potrebbe essere pure Giovanni Battista di Giuseppe. Poi dipende dal parroco, dipende moltissimo dal parroco, la formula non è mai la stessa, la grafia non è mai la stessa, ti abitui alla grafia e ti cambia il parroco, quindi ti ritrovi dopo che sei diventato esperto, la riprende tutto da capo. Spessissimo non ci sono gli indici, se ci sono gli indici sono in ordine alfabetico per nome, oppure addirittura trovo di tutto, guarda, oppure addirittura metterli in ordine alfabetico per nome e per anno. Quindi tu trovi il volume dal 1700 al 1750, non c'hai tutti i nati, c'hai tutti i nati ad esempio dal 1700 al 1710A, poi 1700-1710B, poi finisci per arrivare alla Z e poi inizi un'altra volta 1711, cioè sei costretto a consultarlo tutto perché tu non sai i nomi precedentemente di quelli, se no altrimenti andresti direttamente sulla lettera. Quindi se tu devi cercare tutti i figli di una coppia devi consultare tutto il registro e ci puoi mettere pure un'intera giornata. Se invece sei fortunato che hanno fatto un elenco alfabetico per cognome, a quel punto diventa tutto più semplice. Se c'è la paternità, se no altrimenti comunque ti devi andare a vedere tutti i cognomi. La stessa cosa i matrimoni nella maggior parte dei casi c'è almeno la paternità, quando se ti va bene c'è paternità e maternità degli sposi, alcune volte non c'è niente, quindi lì brancoli nel buio.
Quindi una ricerca che potrebbe durare tipo un'ora ti potrebbe durare pure un anno, perché devi andare a fare tutti i confronti, perché se ci sono persone con lo stesso nome, lo stesso cognome, devi andare a fare tutti quanti i confronti per vedere se queste persone sono morte, se sono sposate, cioè per escludere gli altri devi fare questo tipo di discorso. Quindi trovo Antonio di Giuseppe, Antonio di Giuseppe, Antonio di Giuseppe. Quale di questi tre è quello che si è sposato con Maria Iannelli? Lo devo vedere, probabilmente certe volte possono capitare pure nello stesso anno. Semmai uno ti va bene perché è morto bambino, l'altro no, e l'altro no, e quindi a quel punto devo cercare la morte. Ma io la morte di uno che non si è sposato la posso cercare anche per 100 anni. Semmai alla fine lo trovi a 90 anni che è morto celibe, e quindi puoi escludere pure quello e ti resta il terzo. Intanto è passato un anno. Sì. Non c'è altro poi sugli archivi parrocchiali, non è che trovi il lavoro, pure trovi la strada, no, tutto più trovi il suo magister che ti sta a indicare che era un mastro, puoi trovare che era un magnifico, puoi trovare che era un notaio, puoi trovare qualche personaggio illustre. A volte non trovi nemmeno il cognome. Volte non trovi nemmeno il cognome, ma soprattutto per le donne in Sicilia questo mi è capitato. Lo trovi soltanto all'atto di matrimonio. Genealogia. Storia di un'altra stirpe. Dire cose radicali in forma conservatrice e controcultura. Quando si iniziano le ricerche negli archivi ecclesiastici, archivi parrocchiali, diocesani, si entra in contatto con lo stato delle anime. Di che cosa si tratta? Allora, lo stato delle anime è una sorta di censimento che faceva il parroco quando andava in giro nel periodo della Pasqua a benedire. Quindi noi riusciamo proprio a immaginare questo parroco che entra e esce dalle case impicciandosi letteralmente di quello che era la situazione familiare, e annota tutto famiglia per famiglia, mettendo il capofamiglia, specificando, ma la maggior parte delle volte il latino, quindi trovi scritto il nome con scritto vis, marito, uxor, vicino alla moglie, poi l'elenco dei figli con alla fine la dicitura che sono loro figli, insomma. A fianco c'è l'età sia per i genitori che per i figli, e c'è questo C.CHX, di solito CHR, semplicemente CC, dipende sempre dal parroco, che significa confessato e comunicato praticamente. Quindi ti fa capire che lui, lo stato delle anime, mentre noi lo usiamo per farne una ricerca, lui lo faceva solo ed esclusivamente per sapere come si comportavano i loro parrocchiani rispetto a quello che era la legge ecclesiastica, diciamo. Genealogia. Storia di un'altra stirpe. Se una coppia non aveva rispettato in pieno le leggi ecclesiastiche, che cosa viveva annotava? Nel peccato. Quindi trovi scritto alla fine del, di solito a fine di ogni stato delle anime c'è questa sorta di riassunto dove diceva quelli che praticamente vivevano nel peccato, intendendo che stavano sotto lo stesso tetto senza aver contratto matrimonio, oppure che non avevano fatto il precetto pasquale, oppure qualche volta ho trovato vicino a qualche uomo scritto tentatore, non so perché non vicino alla donna, forse perché tentatore, perché il diavolo è visto sotto forma maschile. E addirittura una volta ho trovato uno di 80 anni, vedovo di tre mogli, ora vive nel peccato, cioè non la considerava nemmeno una badante, nemmeno 80 anni ancora che viveva nel peccato. Gli stili delle anime sono belli perché hai lo spaccato anno per anno di una famiglia, li trovi anche molto antichi. Genealogia. Storia di un'altra stirpe. Strutturalmente hai trovato molte differenze quindi tra una diocesi e l'altra? Sì, ma addirittura nelle parrocchie dello stesso paese, addirittura sono incolonnati senza nemmeno separare una famiglia dall'altra. Te ne rendi conto soltanto perché a un certo punto, dopo uno che è l'ultimo figlio che ha un anno, c'è cioè quello di 70 e l'altro di 65, cioè certe volte viene semmai pure il dubbio se sono i nonni oppure se parte un'altra famiglia, insomma. Genealogia. Storia di un'altra stirpe. Stato delle anime, prima abbiamo parlato degli atti di nascita, di matrimonio, e invece gli atti di morte? Ma gli atti di morte li citiamo perché stranamente l'atto di morte, mentre lo stato civile ti dà un sacco di informazioni, anzi ti aiuta pure tanto, perché la maggior parte delle volte ti dice anche il paese di origine, nel caso che non sappiamo di dove fosse, quindi diciamo che è anche un'ultima spiaggia. A volte ci sono quelli dello stato civile preunitari che ti dicono anche quanti figli hanno lasciato, se erano maggiori, a volte anche i nomi, quindi è un vero e proprio stato di famiglia. In chiesa invece è molto spoglio, addirittura a volte non c'è nemmeno che avevano. La paternità c'è scritta quasi sempre se erano bambini, perché la mortalità infantile era elevata. Invece c'è scritto solitamente vedovo di, marito di, nel caso fossero adulti.
quindi non c'è scritto paternità e maternità. Faccio l'esempio di Padula. Stranamente, il primo registro parte dal 1636, praticamente c'è quasi un po' tutto, cioè nel senso che c'è l'età, c'è la paternità, quindi riesce ad arrivare addirittura a persone nate nel 500, prima della metà del 500, perché se trovi uno di 80 anni morto nel 1640 col nome del papà, hai fatto bingo. Questo qua lo fanno per una quindicina d'anni, dal 36 fino al 50 più o meno, poi invece diventa proprio molto spoglio, quindi non trovi niente, a volte non trovi nemmeno l'età, trovi solo un nome e cognome, cioè sono di poca utilità nel momento che ti trovi in un groviglio genealogico gli atti di morte. Invece le crisime ti possono aiutare soprattutto se hai qualche buco di qualche registro per quanto riguarda le nascite, che capita certe volte che semmai c'hai tutti quelli del 600, poi ti mancano quelli a cavallo tra 600 e 700, lì potresti integrare con quelli di crisima, che anche lì dipende dal parroco, ma la maggior parte sono molto spogli, cioè mentre nel battesimo ci sono scritti sempre i genitori, qualche volta su quelli di crisima semmai ne trovi solo il papà, e di solito sono divisi per maschi e femmine, trovi questo elenco di nomi, non solo tutti gli anni, semmai ogni 10 anni, a volte ogni 5, ogni a volte ogni 10, là dipende dalla diocesi, perché la crisima interveniva il vescovo. Genealogia, storia di un'altra stirpe. Dire cose radicali in forma conservatrice e controcultura. Altra fonte importante per ricavare notizie, andando sempre indietro nella ricerca genealogica, sono gli atti notarili, senza dubbio. Certo. Allora, gli atti notarili sono conservati presso gli archivi di Stato. Di solito si chiamano protocolli notarili. Il protocollo notarile diventa protocollo nel momento che non sono più pergamene, ma vengono racchiusi in un libro. Quindi il notaio aveva questi libroni dove, se ti va bene, c'è il repertorio, quindi una sorta di indice, resoconto un po' di tutta la carriera del notaio. A volte c'era ogni singolo volume, a volte non c'era affatto questo indice, quindi quando non c'è l'indice devi sfogliare pagina per pagina. Perché vai a fare la ricerca sui notai? Vai a fare una ricerca sui notai perché il parroco non ti consente di consultare l'archivio parrocchiale, l'archivio parrocchiale è andato perso, l'archivio parrocchiale è in restauro, oppure non c'era l'archivio parrocchiale, significa che stai facendo una ricerca precedente al 1565. A parte che non tutti hanno iniziato poi in quella data, qualcuno ha iniziato nel 1600 o oltre, oppure i primi volumi sono andati persi. Con che criterio vai a fare una ricerca sugli archivi notarili, sui protocolli notarili? Hai dei figli, hai delle nascite, stai cercando il matrimonio dei genitori. Non troverai il matrimonio, ma troverai i capitoli matrimoniali, che sono i patti. Cioè lo scambio, la promessa di dote che veniva fatta fra lo sposo e la famiglia della sposa. Quindi dei veri e propri contratti. Sì, dei veri e propri contratti. La sposa non contava niente, la donna non contava, quindi la presenza era quella dei fratelli o del papà. Di solito c'erano i fratelli quando il papà era morto, altrimenti c'era il papà. A volte ho trovato anche il nonno. Il protocollo notarile di solito ti aiuta sulla famiglia di lei, sulla famiglia di lui ti dà poco, perché lui agisce in prima persona, lui è l'uomo. Lui l'unica cosa che fa, per giunta, promette di rispettare la sposa, di onorarla. Mentre semmai dalla parte della sposa c'è lo zio prete che gli da un terreno, c'è cioè il fratello che gli dà qualche altra cosa, ci sono una serie di cose che ti possono venire in mente. Genealogia, storia di un'altra stirpe. Quindi puoi risalire fino al basso medioevo, teoricamente, con gli atti notarili. Sì, certo. Ti può andare anche benissimo, cioè nel senso che trovi quello che fa testamento e dice che il terreno che dà al figlio l'ha avuto dal papà che l'ha avuto dal nonno, e ti nomina sia il papà e il nonno. Poi trovi pure le fregature, cioè trovi quello che dice che lascia da dire al figlio di dire la messa per il papà ogni anno, lo stesso giorno, lo stesso mese, quindi tu sai la data, pensi di sapere la data di morte del nonno, invece non la sai, perché sei giorno e mese, perché l'importanza per il giorno e mese, perché ogni anno tu giorno e mese devi far dire una messa, ma non ti dice quando è morto, quindi resti fregato su questa cosa qui. Lo fai per circondario di solito, quindi tu vai a analizzare il tuo paese, notai che c'erano nel tuo paese se ce n'erano, e il paese dintorni. Ma se sono famiglie benestanti e nobili, spesso avevano questa usanza di avere la casa a Napoli, la casa in città, insomma, e quindi semmai rogare con un notaio che non era del tuo paese. Quindi è davvero un po' come cercare un ago nel pagliaio. Ma nel 700 tu non hai altre possibilità, quindi soprattutto quando ti ritrovi con un antenato che ha sposato una donna che non era del tuo paese, come fai a sapere dove si è sposato questo? Qualche annotazione, qualche volta sui libri di matrimonio trovi scritto stato libero, ma lo stato libero non
non ti dice, cioè ti fa capire che quella persona si è sposata in un'altra parrocchia, in un altro comune, ma non ti dice in quale. È raro che trovi qualche trascrizione di un matrimonio avvenuto in un paese ricopiato e trascritto nel tuo, insomma. Quindi perciò questi sono i motivi principali che tu ti affidi ai notai, soprattutto per scoprire i posti da dove venivano. Tantissime volte tu trovi un matrimonio e non viene citato di dove è lo sposo, semmai, quindi tu non puoi continuare perché non sai da dove veniva, non lo trovi sull'atto di morte, non lo trovi sull'atto di nascita, ti rendi conto che era da un altro posto perché non trovi l'atto di nascita. L'unica cosa che ti resta da fare sono i protocolli notarili, quindi cercare delle vendite, qualsiasi cosa ti va bene. Cioè, quando brancoli nel buio, anche sapere che una persona era presente in un atto ti dice che quella persona in quel momento era viva, che aveva superato comunque i 20 anni di età, 21 anni di età. Genealogia. Storia di un'altra stirpe. Una rubrica di Mattia Pellecchia, in arte Jack La Motta, e di Michele Cartuscello, genealogista e curatore del Museo del Cognome di Padula.